Caso Elise, il processo alle donne delle pulizie sul ritrovamento del corpo, tra i testimoni l'arcivescovo di Potenza Monsignor Superbo. Consiglio regionale, istituita un'altra commissione sul petrolio, Pittella illustra la programmazione dei fondi europei. Lavoro e sicurezza, la campagna della TGR, stasera la prevenzione delle malattie legate al lavoro. Lotta alla desertificazione, oggi la giornata mondiale e gli effetti del cambiamento del clima anche in Basilicata. In ricordo degli aviatori 50 anni fa precipitarono col velivolo a Leonessa di Melfi. Commovente commemorazione questa mattina a Leonessa in ricordo dei due giovani aviatori che 50 anni fa precipitarono con il loro velivolo nei pressi della piccola frazione di Melfi. Il servizio è di Giovanni Lamanna. Un rumore cupo, un rumore. E poi sta scia di fumo di 50-100 metri lunga, nera. All'epoca avevo 10 anni quando è successo. E allora venivamo ad arare i terreni e trovavamo sempre dei pezzi di aereo, dei meccanismi, raccordi, tubicini. Il 17 giugno del 1964 il sergente maggiore Bonetti e l'allievo Dario Perilli, due giovani aviatori in volo di addestramento, persero la vita precipitando con il loro velivolo poco distante dalla frazione di Leonessa di Melfi. A 50 anni dalla tragedia, la toccante commemorazione organizzata dalla città di Melfi insieme all'associazione Arma Aeronautica. Il ricordo di questi due giovani, uno istruttore e l'altro allievo, è significativo per noi. Non bisogna dimenticare il passato, il presente è fatto sul passato. Negli occhi umidi dei familiari, il ricordo dei due giovani di 50 anni fa. Dopo 50 anni il ricordo è esattamente come vivo, come allora. Quindi ricordiamo tutto, la prima volta che quando ci hanno avvisato della tragedia, quando siamo venute qui il giorno dopo. Mio fratello per noi c'è sempre. Nel brutto è molto bello, avere tutta questa vicinanza. Accanto al sindaco di Melfi, Livio Valvano, il primo cittadino di Casalvolone in Piemonte. Oltre a essere rappresentante del comune nativo del sergente maggiore Bonetti, era anche un amico di famiglia dei miei genitori che vennero 50 anni fa qui subito dopo la tragedia. Quindi oltre a essere presente come autorità mi fa molto piacere essere qui come familiare in qualche modo. Dopo la deposizione delle corone di alloro, la celebrazione tenuta dal vescovo Gianfranco Todisco nella chiesa di Santa Maria Assunta di Leonessa. È tutto per questa edizione, l'informazione regionale torna come sempre a 12:30, noi vi aspettiamo, intanto una buona serata.